non dilungare, altrimenti invece della conferenza stampa diventa una soppopera, diventa, perché ormai siamo qualcosa. Io però ho l'impressione, prima che scendo in due dettagli, ma che sono pochi i dettagli, perché comunque Giuseppe già ha elencato il 90% di quello che è successo, io ho l'impressione che voi non avete capito. Cioè Martucci è andato via, mi dispiace, ma io ho veramente l'impressione che voi non avete capito. Cioè voi non avete capito che siamo comunque sia ancora oggi presenti oggetto di una truffa, appunto. Cioè ho l'impressione che non avete veramente capito. Cioè ho l'impressione che la stampa non ha capito, che la città non ha capito e che i tifosi non hanno capito. Che non l'abbiamo capito. Abbiamo capito molto bene, per tre mesi c'è stata gente in società che a quanto pare non ha fatto nulla. Quando sento le vostre domande, mi permetto di dire che sono domande ultrone, cioè non avete capito, che siamo davanti comunque sia un millantatore, che siamo davanti comunque sia una persona che vive di espedienti. Queste sono dichiarazioni che deve fare lei, non noi comunque. Assolutamente. Ma dalle vostre giornalisti riportiamo quello ci mancherebbe, ma dalle vostre domande però, dalle vostre domande non avete capito l'oggetto della situazione. Siamo davanti questo. Stiamo ancora discutendo dalla posizione di Folgori, di Tilia, da dove sono venuti, perché sono venuti, con chi hanno parlato, con chi non hanno parlato, dei particolari. Ma adesso, da dove è arrivato Tilia, Folgori, il direttore generale, un direttore generale, da dove è arrivato Incocciati, ma cioè l'importanza di questo, qual è che c'è ormai la fine, il disastro irreversibile? Ci abbiamo 4-5 aziende del terziario, imprenditori, chi per la gastronomia, cioè ma di che cosa vogliamo parlare? Quando un proprietario di una società di calcio, ma di chi che sia, comunque va in giro a fare un assegno protestato per 4 alette di pollo alla rosticceria, ancora stiamo a farci le domande, nella foga, scusate, non lo trovo, lasciamo stare i miei soldi, che possiamo anche venirci o non venirci, cioè le copie dei bonifici. Mi dispiace che Martucci è andato via, perché poi Martucci ha scritto sì, soldi dell'avvocato Tilia e tutto il resto, poi arriviamo i soldi dell'avvocato Tilia, non delle chiacchiere. Dove sono i soldi di Lippulis? Dove sono i bonifici? Dove sono gli assegni? Non avete capito che Lippulis ha preso soldi probabilmente, deve dimostrare dove l'ha messi, cioè che cosa ha pagato, uno stipendio, ha pagato una rosticceria, ha pagato un contributo, ha pagato qualcosa, non ha pagato niente, me ne assumo responsabilità di quello che dico, non ha pagato niente. Oggi si prende una causa sul tribunale di Taranto da me già iscritta, perché ho avuto il lume fortunatamente di scrivere sui 25.000 euro, sui 2.250 prestito infruttifero, ho avuto l'acume, perché mi è arrivato di scrivere su 25.000 euro prestito infruttifero, stampa, fatti, dove sono il trasferimento dei fondi personali o dell'azienda di Lippulis o della professionalità di Lippulis, dove sono? Quando si diventa proprietari di qualunque oggetto, giuridicamente si acquista, si portano dei fondi all'interno di una società, che siano tanti o pochi. Poi vi dico perché sono arrivato a Martina Franca, ma che mi sembra semplice, mi sembra. Qui, oltre alla fiduzione di Scadigna, oltre che saranno anche pochi soldi che ha messo il sottoscritto, tanto pochi non so, perché sono circa 63.000 euro comunque, non sono pochissimi. Come diceva Cervellera, 4 Tilia, forse nemmeno 5, 6 per 4 fa 24, che assomiglia a 2,50. La contribuzione della Lega, perché la Lega Pro lo sappiamo tutti che vive anche con la contribuzione della Lega, il campionato è chiuso, poi possiamo fare anche la Serie D e poi la Serie D all'eccellenza e poi scendere, non è importanza. Qui oggi vogliamo discutere dell'allenatore, del calciatore, ma è una discussione che non esiste oggi, l'allenatore e il calciatore. Quando un presidente riesce a farsi, dove cazzo sta, a farsi protestare un assegno
a farsi protestare un assegno, farsi protestare, della Banca di Taranto, ok? Data la rossicceria, non so se questo sia un conto dedicato o se sia del Martina. Perciò il Martina oggi, grazie al Presidente, è pure protestato. La discussione penso che sia finita. Io non sono di Martina Franca e non posso neanche essere tifoso del Martina Franca perché non ci sono nato. E vi dirò, tra l'altro, che non ho mai capito perché il palermitano tifa Juventus, magari quello si sa, per un fatto di migrazione, per assomigliare comunque sia al torinese, ma l'ho sempre criticato, però ognuno di noi ci mancherebbe. Io perciò non sono tifoso del Martina Franca, io sono andato a Martina Franca per altre cose. Da quando sono arrivato a Martina ho pagato tutti gli alberghi, tutti i pranzi, tutte le cene, tutte le colazioni, tutti i viaggi. No, non sono incazzato. Qui non è incazzato nessuno, poi sono incazzato io che vengo da Roma. Dice, ma tu sei incazzato perché hai perso 63.000 euro, hai perso. No, io non ho perso 63.000 euro, c'è la mia citazione, c'è il numero di ruolo. Il 29 gennaio c'è la prima udienza davanti al giudice Munno, della seconda sezione. Io mi appresto a fare una querela, la dovrebbe fare la città, si dovrebbe costituire parte civile contro questa truffa. Perché non è una truffa di calcio, è la truffa nei confronti di una città. Il presidente della società di calcio professionistica è un'autorità e questo presidente di questa società di calcio professionistica va in giro per le attività commerciali di questa città e fa segni a vuoto. Ancora parliamo della luce dello stadio. Ma di che cosa stiamo parlando? La luce dello stadio. Il reato è continuato, è di truffa, continua, perché se io vado da te e lascio un assegno, lascio e non lo pago, va bene, ho sbagliato. Vado da lui, lascio l'assegno e non lo pago, va bene, ho sbagliato. Ma quanto diventano? 4-5 attività in città e diventa il debito da pagare ancora all'hotel Ischia, e diventa ancora il debito di pagare all'albergo di Nola, e diventa ancora il debito da pagare nel pullman, e non paga la delega. Non parliamo più di default societario, ma parliamo di truffa continuata, è un reato. Questa squadra se giocherà con lo sponsor cancellato della 2S di Scadigna. Ah sì? Ma non devo andare avanti, perché queste cose le sapete. Ho saputo che è stato chiamato l'imbianchino per pitturare 2S Scadigna allo stadio. E la città non fa niente. Non il tifoso, è una cosa diversa. La città non fa niente. C'è una situazione dolosa in atto nei confronti della città. Non so da dove nasca, se dal punto di vista, a questo punto penso, psicologico, cioè non, compulsivo, non lo so, non saprei rappresentarvelo, non faccio né lo psicologo, né lo psichiatra, ma siamo nell'ambito di questa roba qui. Perché tu non paghi, hai sbagliato, perfetto, credevi di poter pagare, credevi che ti arrivava lo sponsor e va bene. Dopodiché non paghi là, credevi che ti... Cioè, ma quando diventa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non è più colpa. Si passa dalla colpa al dolo. Però, sinceramente, una contestazione educata, ci mancherebbe, educata, confermo e sottoscrivo, una contestazione educata al Tursi, io sono quasi tutte le partite, tutto sommato non l'ho vista, se non lo striscione, non guardate la vostra maglia, che sembra, mi sembra, diciamo, il minimo del minimo che si possa fare. Martina comunque è una città che ha un hinterland, ci abbiamo Taranto un po' sotto di noi, cioè, voglio dire, comunque ci sono delle possibilità, perciò io sono venuto per seguire in un X tempo, autofinanziando il Martina per un progetto imprenditoriale calcistico. Non è mica capitato dalla legge, ci mancherebbe. Signori, io fra qualche ora me ne vado e vi faccio i miei caldi auguri, ma non per il Martina Calcio, per la gente e per la città di Martina.
Questo comunque gira. Ed è uno che lo definirei un predatore. Abbiate paura dei predatori. Non del bandito che ruba il motorino, ma il predatore è un'altra cosa. Il predatore preda, non guarda in faccia niente e nessuno, è un predatore. Ma su Facebook lo ricadere. Che è una cosa diversa. È una cosa diversa. E non posso dire il predatore che cosa gli spetta alla fine della sua vita, anzi, in mezzo alla sua vita. Non lo posso dire, che purtroppo c'è qualche giornalista che riporterà tutta la faccenda. Ma i predatori vanno eliminati dalla vita, comunque sia delle famiglie, delle società. Non delle società di calcio, delle società civili, delle comunità. La situazione oggi è 300.000 euro o circa, o una cosa che gli assomiglia, di 2S, Scadigna Stefano, che non interessa difenderlo, non lo conosco Scadigna, l'ho visto due volte nella mia vita, la prossima volta che la vedo è la terza. Ho l'impressione di un imprenditore che si è fatto da solo, dalla base, che è cresciuto nel tempo. Per quanto mi riguarda, per me è una brava persona, ma nell'impressione, indubbiamente. Certo, uno che mette 300.000 euro e poi gli cancellano la scritta allo stadio, voglio dire, insomma, no? E sulla maglietta, che cosa gli devo dire, come lo devo definire? 200.000, compresi i miei soldi, rubati alla comunità, e sono 500. Qualche altra cosetta in giro che assomiglia ad altri 50.000 euro, e non dico perché, e non lo dico perché. Ci sono, che sono 5,50, boh, non mi viene in mente, boh. 100.000 euro, le quote che non sono state a tutt'oggi pagate, che sono 6,50, stipendi da pagare a tutti, sbagliati, non sbagliati, comunque da pagare. L'alternativa è questa, ragazzi, l'alternativa, qualora l'Ippolis, ve lo dico ufficialmente per quanto mi riguarda, parlando anche in maniera indiretta e usando tutti i condizionali del caso, si potrebbe accarezzare l'idea di rifare un tavolo con la ex proprietà, fare quadrato seriamente, affrontare i problemi seriamente, andare avanti. Ieri sera in Cocciati, così con due scambi di battute, si era reso disponibile per rivedere i suoi due anni, per rivedere il suo contratto, per rivedere tutto. Poi magari non ci saremmo messi d'accordo, indubbiamente, però era disponibile. Il problema attuale non è Cocciati, il problema attuale per andare via questo. Posso parlare un attimo? Scusate, questi contratti con i giocatori che hanno fatto contratti pavolosi, chi li ha fatti? Scusate, o il vicepresidente? La Servantino? No, perché sono un giocatore che non serve a niente, non sono un bumanco a promozione. Però potevamo rimettere mano a tutto questo, potevamo rimettere mano. Ho preso il francese, il rumino, l'inglese, il siriano, non servono, potevamo rimettere mano a tutto questo. Il passo di Neodipoli significava rimettere mano a tutto questo e dire a tutti la situazione è questa. Noi possiamo la soluzione è che per quanto mi riguarda, scusate, e ve lo dico ufficialmente, la soluzione è che per quanto mi riguarda possiamo autocoinvolgermi economicamente e praticamente, autocoinvolgere Donato Muschio e 2S Scadigna per vedere se condizionale ci possa essere la possibilità di portare a termine il campionato. Questo era un tavolo di lavoro, senza questo tavolo di lavoro il Martina è destinato a morire, tranne che domani mattina arriva l'Olivieri della situazione, che non ho avuto il piacere di conoscere mai personalmente, e dice ecco
10 euro o quello che serve per chiudere la faccenda. Perciò ho un tavolo di lavoro con noi che ci siamo proposti per poter portare avanti un tavolo di lavoro serio e a maggio vedere dove stiamo e quali possono essere le chance future, ma salvare il fallimento del Martina e il titolo calcistico. In alternativa, qualcuno che mette i soldi rapidi, che all'orizzonte sinceramente non lo vedo. Io purtroppo, questo ve lo dico veramente con il cuore, con in maniera triste, andrò a risolvere le cose personalmente con Giuseppe, in cui mi sono messo al tavolo, avrà delle colpe, ma mi ci metto al tavolo perché parliamo di colpe, non di dolo. Andrò a risolvere la nostra situazione a livello di consiglio dell'ordine, lui è un avvocato, abbiamo sempre le nostre responsabilità quando facciamo queste cose. Lui ha sbagliato a intestarsi le cose del Martina, la sua colpa di essere tifoso e di essere appassionato del Martina. Ha sbagliato in questo. Va bene, perfetto, siamo uomini, come si dice. Dopodiché io andrò avanti nella mia causa, pertanto comunque lo porterò io se non vengo risarcito, non è un risarcimento. Ritorna ai miei prestiti, perché non ho avuto quello che dovevo avere, cioè le quote o un incarico all'interno del Martina. Pertanto è un prestito che io ho fatto, infruttifero, ci mancherebbe, non è che faccio la banca. Lo rivolgo dietro per quello che ho versato. Mi hanno spernacchiato. Lippolis mi ha dato il poveraccio. A me ha dato il poveraccio Lippolis. Sì, è vero, non sono un miliardario, non sono ricco. Non sono qui a dire pago io, metto un milione di euro per Martina. No, questo non lo posso fare. Posso dare il mio contributo, che all'interno di una Lega Pro, in qualunque città seria, è un contributo molto efficace. Molto efficace. Io li potevo mettere i 100-150 mila euro. E all'interno di una Lega Pro è un contributo pesante. Ne bastano due, perché poi adesso ti imbarca meni con la contribuzione alla Lega. Bastano un paio di persone che mettono 2/300.000 euro e hai fatto un campionato, facendo un tavolo di lavoro, non contratti pazzi, e l'hai finito. C'è la smentita di Magnusi. Per carità, peccato che la possibilità di fare questo non ci sia, perché il primo incazzato sono io. Ma tanto è una è quello che dico io, cioè oggi porta domani, no, ora per ora io stesso ho detto che certo. Boh, ma è così. Pertanto ragazzi, io spero veramente che questo presidente, questo ragazzo, possa fare un passo indietro a tutti i livelli. Possa fare veramente un passo indietro affinché noi tutti quanti insieme, tifosi, città, terziario, commercio, professionisti, di prendere in mano la situazione per traghettare fino a maggio. E poi a maggio si vede quello che si deve fare. Tanto ormai qui si vive ora e ora, di giorno in giorno. Io sono disposto, ve lo dico ufficialmente, a portare il mio contributo economico, come penso, usando sempre il condizionale, che sia disposto anche Stefano Scadigna, anche Muschio, come penso che se facciamo appelli seri, perché ho l'impressione, sono un po' matto, pertanto ho solo l'impressione. Dice Luca, ma qual è il tuo scopo? E questa è la domanda che poi si pone, di metterci altri soldi dopo che comunque te l'hanno rubato. Beh, tanto in primis hanno offeso la mia dignità, la mia intelligenza, la mia persona, e comunque mi sento uomo del sud, e in quanto uomo del sud, ma forse anche un uomo del nord, teniamo la nostra dignità personale primo, e questo in primis. È una battaglia soddisfattiva salvare comunque sia Martina e farlo rimanere in Lega Pro. Secondo, è una sfida. E terzo, continuo ad avere il progetto e i buoni propositi che avevo da quando, di quando sono arrivato. Voglio uscire da questa faccenda con dignità. La città deve sapere
che quando viene l'avvocato Delia non deve stare attento al portafoglio, non deve stare attento, perché nessuno glielo ruberà, perlomeno io no, l'hanno rubato a me a Martino il portafoglio, oppure correggo, no, non mi voglio offendere, hanno rubato, hanno un signore di Lecce a Martina, mi ha messo le mani in tasca. Purtroppo il portafoglio lui lo posso rubare, perché lui il portafoglio non ce l'ha. Io spero veramente, sarei orgoglioso di rimanere a Martina, sarei orgoglioso di portare avanti questo progetto insieme ai martinesi, insieme alla città, insieme ai tifosi, insieme a Donato, insieme a Stefano Scadigna, insieme a chi ad oggi ha dimostrato di essere soprattutto uomo. E questa parola al sud vale molto. Grazie.